EMIM è un master di secondo livello che si rivolge a imprenditori, manager e professionisti con almeno 3 anni di esperienza e che intendono portare all'interno delle loro organizzazioni i temi della digitalizzazione e della sostenibilità. I contenuti del Master EMIM si articolano attorno al concetto di Innovability Management e quindi mirano a approfondire tematiche connesse alle nuove tecnologie e a come queste si intersecano con la transizione sostenibile, ovvero come le nuove tecnologie possono integrarsi con tematiche sociali e ambientali. In tal senso quindi 6 moduli in cui il programma si compone aiuteranno i partecipanti a comprendere meglio le nuove tecnologie, le dinamiche sottese alle nuove tecnologie, come queste nuove tecnologie possono essere portate all'interno dell'organizzazione, a quali cambiamenti poi determinano nel modo di lavorare o nel modo di strutturarsi dell'organizzazione, fino poi nella seconda parte del corso a comprendere come l'investimento nella transizione digitale possa sostenere e possa contribuire anche al perseguimento di obiettivi sociali e ambientali come ad esempio l'inclusione sociale piuttosto che l'economia circolare e la gestione degli impatti ambientali. Nella parte finale il master invece sviluppa tutte quelle competenze necessarie poi ai manager, ai professionisti e agli imprenditori per gestire il cambiamento che la transizione digitale e la sostenibilità portano necessariamente all'interno dell'organizzazione. Il Master EMIM è un master ambizioso, un master che mira a formare delle competenze che saranno utili alle organizzazioni per guidare i cambiamenti che oggi si iniziano a vedere, di cui oggi si inizia a fare esperienza, ma che caratterizzeranno il mondo aziendale e imprenditoriale dei prossimi anni. Sono sempre più numerose infatti le imprese che inseriscono all'interno della propria struttura figure dedicate all'innovazione sostenibile, quindi figure dedicate alla gestione coordinata e integrata della transizione digitale e in generale dei processi innovativi insieme agli aspetti tipici caratteristici della sostenibilità. Questo a delineare una tendenza in cui sarà sempre più necessario identificare nuove soluzioni, quindi nuovi prodotti, nuovi processi, ma anche nuovi modelli organizzativi volti a permettere all'impresa di perseguire i propri obiettivi sociali e ambientali e quindi migliorare le proprie performance ESG.